Ecco Luca, è un periodo in cui ti stai impegnando tanto, in vista ti ha fatto anche complimenti, sei stato diciamo tu un po' l'autore dell'automobile, perché hai fatto una bellissima azione, però purtroppo questa palla non riesce a entrare. È a causa di questa pressione addosso perché tanti si aspettano il Pandolfi visto l'autore del Greco, o è un fatto che diciamo, come si dice, gira male e basta? No, il gol arriverà. Ad oggi pensiamo a lavorare per la squadra perché ci servono i punti, abbiamo passato un periodo un po' così e così, oggi abbiamo fatto un po' alti e bassi, gli ultimi 20 minuti abbiamo fatto un po' male, però l'importante era portare 3 punti a casa, poi chi segna segna non fa punto, cioè l'importante è vincere. Luigi Esposito. Allora, noi quando ci siamo sentiti per la fece intervista, ancora che tutta una categoria, parlavamo di un Pandolfi pronto, no, per la categoria superiore, la Brescia, abbiamo la categoria con Brescia, Cosenza, eccetera. Cosa è successo a Pandolfi? Come mai questa evoluzione? Giocatore che era promettente, se era ancora promettente perché sei giovane, hai potenzialità per fare una buona carriera, però cosa è successo? Come questa evoluzione? Ti ho spiegato, cioè attore Greco, come diceva il collega, tante, ha fatto benissimo, perché poi questa evoluzione? L'infortunio mi ha diciamo un po' tagliato le gambe, sono stato 6 mesi fermo, mi sono operato dopo 6 mesi, è dura, sta 6 mesi fermo, poi altri 3 perché fai diciamo rinforzo per rientrare, diciamo ho fatto quasi un anno fermo. Poi andare in B dove è un campionato diversamente dalla C, c'è cioè più, diciamo, più ritmo, si corre di più, è difficile, cioè venivo da un periodo diciamo brutto e mettersi in gareggiata in un campionato ancora più duro è stata tosta. Sono ritornato qua diciamo in campionato in C per mettermi di nuovo in mostra, l'obiettivo mio è portare diciamo i colori della Juve Stabia in alto. Mario Di Capo. Dunque, complimenti per la prestazione, 13 punti nelle prime 7 partite, la maggior parte grazie anche a come giocato in attacco, perché il gol è vero che è importante, ma tu hai dato anche degli assist, oggi il gol l'hai fatto tutto, quindi è chiaro che anche questo punta oltre a tutto il resto. Poi un punto nelle prime 4 dove un po' il calato di Pandolfi, un po' anche la Juve Stabia, è giocato un paio di volte subentrato, però oggi è stato decisivo. Senti che questa può essere la prestazione che sblocca Luca, ma anche la Juve Stabia, visto che è stata una prestazione generalmente positiva della squadra, una meritatissima vittoria, un po' nel finale, come ho detto anche sì, cioè si è sofferto per qualche palla sbagliata, però. Sì, siamo partiti benissimo all'inizio, poi siamo passati in un vortice di 4-5 partite. Abbiamo giocato anche con diciamo, le prime della classe, non abbiamo giocato diciamo, con tutto rispetto per le altre. Abbiamo fatto un po' male, non riuscivamo a fare quello che ci chiedeva il mister come abbiamo fatto all'inizio. Oggi diciamo che si è visto per 60 minuti il bel gioco che ci chiede il mister, cercavamo sempre di fare quello che ci chiede lui. Negli ultimi 20 minuti lui è vero, cioè nonostante che abbiamo vinto il mister era incazzatissimo perché non abbiamo giocato più. Però l'importante, ti ripeto, è che abbiamo portato 3 punti a casa che ci mancavano da un sacco di tempo e questo è l'importante. Personalmente sei cioè la tua importanza per questa squadra? Importante per la squadra? No, perché ti chiedo per questa. Sì, spero che ho fatto una grande partita e ho aiutato i miei compagni a portare 3 punti a casa, questo era l'importante. Daniela, ciao. Buonasera a te. Può essere che le 2 panchine fatte con il Catanzaro e con il Pescara abbiano fatto perdere un po' di autostima a Luca, ma soprattutto mi abbia risentito appunto la tua prestazione, perché oggi fortunatamente abbiamo rivisto in fase di inizio. No, le 2 panchine non mi hanno diciamo scosso, il mister fa le sue scelte e le rispetto, anzi in queste 2 partite che non ho giocato ho sempre supportato i miei amici, i miei compagni di squadra e ho sempre fatto tifo per loro. Quando sono entrato a Catanzaro ho dato diciamo corso, volevo spaccare il mondo giustamente, abbiamo perso però oggi abbiamo dato una bella risposta nonostante venivamo diciamo da un filotto di partite negative.
Natale Giusti. Ciao Luca, buonasera. Buonasera. Volevo chiederti, in questa stagione che stai facendo con il Sabbia, c'è stato un tuo ottimo inizio in cui venivi impiegato come punta centrale, poi sono state appunto queste due panchine di cui parlava Daniela prima. Oggi però abbiamo rivisto il Pandolfi vero, oggi secondo me è stata la tua migliore prestazione da quando sei a Castellammare, ti è mancato solo il gol sostanzialmente oggi. Tatticamente però tu ti trovi meglio nel 4-3-3 come oggi, diciamo esterno a sinistra, esterno offensivo sulla sinistra, o giocando a due punte con un'altra punta vicino? No, ma il modulo, sai, non fa tanto la differenza. Bisogna avere, diciamo, quel supporto giusto, essere circondati al momento giusto da compagni che ti danno una mano. In certe partite dicevano che stavo isolato, è vero, però mi isolavo anche io a volte, mi andavo a mettere in delle situazioni che ero un po' isolato, lo facevo e non mi rendevo conto. Sto cercando di migliorare questo aspetto per dare tutto per i compagni, aiutarli al meglio. Grazie. Grazie a voi.